Buonasera, siamo qui per parlare della laurea magistrale in Relazioni Internazionali, barra International Relations, dell'Università eh, Luis Guido Carli e eh, per parlarne naturalmente un pochino noi, ma anche per rispondere, soprattutto per rispondere alle vostre domande, a qualunque dubbio voi possiate avere eh, su questo eh, corso di studi. Eh, ne parliamo qui oggi pomeriggio. Eh, con Fabiana De Luca, che è laureata alla Luis in relazioni internazionali ed è recentemente entrata in carriera diplomatica, ha vinto il concorso al Ministero degli Affari Esteri e quindi ha cominciato la sua carriera diplomatica. Eh, ne parliamo con Marco Piredda, che è vice president ENI ed è della Direzione Affari Istituzionali, laureato anche lui eh, in scienze politiche alla LUIS. Eh, generazione diversa, non è appena entrato in Eni, eh, insomma quindi eh, Marco ed io stavamo appunto ricordando la nostra sostanziale, eh, il fatto che siamo sostanzialmente coetanei, siamo entrati in lui sta un anno di distanza, insomma ormai qualche tempo fa. E, eh, e poi c'è Natascia Colantoni, eh, stud ex studentessa anche lei, ma neolaureata in relazioni internazionali qui alla Luis, eh, che farà da interfaccia con voi nel senso che presenterà le vostre domande, ma non soltanto, anche a lei, naturalmente, anche se la sua esperienza professionale necessariamente è più breve, però chiederemo anche a lei della sua esperienza come laureata LUIS e che tipo, di, eh, che tipo di esperienza ha avuto nel corso e come gli strumenti che ha acquisito all'interno del corso. Eh, la stanno aiutando o non la stanno aiutando nella sua esperienza professionale, naturalmente eh, noi speriamo e pensiamo che la stiano, che la stiano aiutando. Eh, che cos'è il corso di relazioni internazionali eh, qui alla Luis? Eh, il corso nel quale eh, io insegno appunto materie eh, di storia contemporanea e del quale eh, sono coordinatore. Eh, Qual è la logica, come l'abbiamo pensato, eh, perché, perché esiste questo corso e eh, che cosa, come speriamo dal nostro punto di vista di formare gli studenti di questo corso per la loro vita professionale. Eh, innanzitutto i corsi di relazioni internazionali sono dei corsi che hanno una lunga storia naturalmente e che hanno un formato, non soltanto in LUIS ma in generale, abbastanza consolidato. E eh, il corso della LUIS non è un corso tra virgolette trasgressivo, nel senso che riprende molti dei canoni e degli aspetti che troviamo nei corsi in relazioni internazionali, non soltanto in Italia, ma eh, se non altro in tutta Europa. Eh, quindi l'idea naturalmente è quella di formare degli studenti che eh, lavorino ovviamente in un contesto internazionale prevalentemente nel pubblico o con il privato che ha molto a che fare col pubblico. Dico prevalentemente perché non è esclusivamente, eh, mh, però ovviamente c'è una dimensione che ha a che fare con le istituzioni pubbliche, le istituzioni internazionali, la politica, le relazioni internazionali fra Stati e quindi tutti quanti gli aspetti del mondo internazionale che hanno a che vedere con la dimensione statuale, pubblica, politica. Eh, quindi da questo punto di vista diciamo non c'è nulla di nuovo o di sorprendente. Eh, il corso di laurea in Lewis, anche qui come molti altri corsi di laurea, è un corso di laurea multidisciplinare. Perché è multidisciplinare? Perché la nostra convinzione è che l'oggetto relazioni internazionali sia un oggetto complesso. Eh, che deve essere capito utilizzando una strumentazione appunto variegata e multidisciplinare. Bisogna conoscere la storia delle relazioni internazionali, eh, bisogna conoscere il quadro giuridico entro il quale si svolgono le relazioni internazionali, bisogna conoscere l'economia delle relazioni internazionali, eh, bisogna conoscere l'attualità, bisogna saper leggere i giornali, eh, bisogna conoscere naturalmente le lingue, questo eh, non c'è bisogno di sottolinearlo. Eh, uno studente che esca da una laurea magistrale in relazioni internazionali e si metta sul mercato del lavoro deve essere in grado di conoscere almeno tutta questa tastiera. Naturalmente non potrà conoscere questa tastiera in profondità in ogni suo tasto, ma deve almeno sapere che suono fa ciascuno di questi tasti, perché potrebbe, anzi sicuramente capiterà nel corso della sua carriera, di doverne suonare uno. E ovviamente dovrà almeno sapere come muoversi su questa tastiera. Anche perché viviamo in un mondo è inutile che io lo dica perché è scontato, è banale, lo sappiamo tutti: eh, nel quale il passo del cambiamento negli ultimi anni ha accelerato, sta accelerando in una maniera incredibile. Appunto, prima con Marco Pireda dicevamo di quando, non lo diciamo quando ci siamo laureati, ma insomma, sono passati molti anni, però già allora l'accelerazione del cambiamento storico si percepiva. Rispetto a quella di oggi però non è niente, cioè rispetto al mondo di oggi quello era un mondo fermo e già ci sembrava un mondo velocissimo. Eh, il che vuol dire che eh, chi si laurea oggi potrebbe fare tra cinque anni un lavoro che oggi nemmeno esiste e tra dieci anni un lavoro che oggi nemmeno è stato pensato. E allora è evidente che... Adattarsi a questo cambiamento richiede degli strumenti, di una, una flessibilità, una capacità di adattamento, un'intelligenza, una capacità di capire il mondo che non possono essere date concentrandosi su un, un aspetto soltanto o dotandosi soltanto di competenze tecniche. Le competenze tecniche servono, però queste competenze tecniche di oggi fra dieci anni potrebbero essere completamente obsolete. Quello che non sarà mai obsoleto è l'intelligenza la flessibilità, lo spirito di adattamento, la capacità di capire il mondo che ci circonda. E tutto quanto questo deve essere dato con un corso di laurea forte nei fondamentali accademici e intellettuali e multidisciplinare, perché così si cerca di far capire allo studente o alla studentessa il mondo nel quale vive. Poi naturalmente c'è anche lo spazio per approfondire degli aspetti. La tastiera non può essere approfondita in ogni suo tasto, però uno o due tasti almeno debbono essere approfonditi, quindi bisogna avere la capacità di conoscere tutta la tastiera e la capacità, un paio di tasti, di saperli utilizzare particolarmente bene. Ma qui subentrano poi i corsi specialistici, i corsi a scelta, i corsi avanzati. E. Eh, e questo appunto è l'idea, lo sforzo, il tentativo di formare un laureato o una laureata intelligenti, capaci di capire il mondo, capaci di adattarsi al mondo che cambia. Naturalmente l'internazionalizzazione, il corso di relazioni internazionali non dovrei nemmeno dirlo, eh, è fondamentale, sono fondamentali le lingue, la LUIS ci tiene sempre molto a tutti i livelli, eh, è un corso che ha un canale insegnato in inglese. Corso. Il corso è sostanzialmente diciamo, sono due corsi paralleli, uno in italiano e uno in inglese, e poi quello in inglese è anche sdoppiato in due canali, poi più specialistici, uno in Global Studies e uno in European Studies. Eh, abbiamo vari double degree, quindi eh, delle collaborazioni con università non italiane per le quali lo studente o la studentessa possono studiare. In Entrambe le università, un anno da una parte e un anno dall'altra, e prendere il doppio titolo: Università Libre di Bruxelles, CFAU a Pechino, mghimo a Mosca. Soltanto per menzionare alcuni di questi double degree, non è un'opportunità che possiamo offrire a molti. È molto difficile, è molto complesso negoziare un double degree. Qualcuno l'ho negoziato io e quindi parlo per cognizione di causa, però. È uno sforzo che facciamo, c'è naturalmente il progetto Erasmus, ci sono scambi molteplici. E eh, ovviamente con l'idea che andare all'estero non è soltanto imparare una lingua, ma è studiare in un altro sistema educativo, capire un altro mondo e, eh, e approfondire uno dei tasti di qui sopra, perché questi tasti di approfondimento possono essere di natura tematica, la politica dell'energia, parliamo qui appunto c'è cioè un rappresentante dell'ENI naturalmente, le migrazioni, i diritti umani, ma il tasto può anche essere un'area. Io conosco il cinese, conosco bene la Cina e questo è il mio approfondimento. Conosco il russo, conosco bene la Russia, conosco il mondo arabo e parlo l'arabo, quindi questo è un altro, un altro modo di approfondire questo. E' appunto questo, insomma, in questa, su questo diciamo, corso per molti aspetti appunto, lo dico in senso nobile, tradizionale di relazioni internazionali, perché poi io credo fermamente che sia questo quello che serve a, eh, a uno studente che oggi esce eh, da un corso di laurea sul mercato del lavoro, ehm, su questo corso tradizionale a lui si aggiunge approfondimenti specialistici, aggiunge un impianto internazionale molto robusto e molto sviluppato e naturalmente aggiunge un rapporto importante col mondo del lavoro e quindi il tentativo e lo sforzo poi di aiutare gli studenti a integrarsi nel mondo del lavoro naturalmente attraverso gli stage ma anche eh, attraverso eh, un tentativo di sviluppare sempre di più l'approfondimento su un tasto della tastiera con anche un rapporto. Il mondo del lavoro, cercando di integrare il più possibile, per quanto è possibile, il percorso degli studenti sull'approfondimento tematico, linguistico e diaria, con anche un rapporto con la realtà professionale che sia interessata a quell'ambito, a quell'area e anche a quell'area appunto linguistica. Ehm, detto questo, io mi fermerei qui. Eh, se poi, naturalmente ci sono delle domande. Sulla, eh, sul corso di studi, sugli esami, su come sono strutturati, poi naturalmente posso tornare eh, sulla questione e eh, eh, innanzitutto cercherei di capire da Natascia se sono arrivate eh, delle domande, se c'è qualche domanda, se ancora non sono arrivate darei la parola brevemente ai nostri ospiti che ci possono un po' raccontare come la loro esperienza accademica si è interfacciata con la loro eh, esperienza professionale. Sì, ancora non abbiamo domande, quindi possiamo fare un giro. Allora, Fabiano. Inizio, sì. Ricordo. va bene, prima le donne. Sì, assolutamente. Sempre. Sempre. <ride> allora, io mi sono. Io in realtà, come dicevo con il professore, sono un prodotto LUIS per intero. Mi sono immatricolata nel 2007 qui per la Triennale in Scienze Politiche, corso in italiano. Eh, ho terminato la, la laurea triennale nel 2010 e ho iniziato come vero e proprio esperimento, perché era il primo anno, il corso di eh, relazioni internazionali in inglese. Quindi sono stata proprio tra i primissimi, anche tra i primissimi studenti del corso del professore nella, nel canale completamente in inglese. Devo dire, tra le due esperienze, appunto, c'è stato un grande salto, perché comunque. Passare da una laurea triennale in italiano ad una magistrale in inglese, devo dire che l'approccio è stato molto diverso, ma la combinazione dei due approcci, secondo me, è stata fondamentale per, appunto, per il mio percorso di studi, per il mio percorso di vita ormai, per il mio percorso professionale. Alla fine della, della magistrale in inglese. Ho poi deciso di rimanere qui perché mi trovavo bene, quindi ho deciso di continuare un altro anno. E mi sono iscritta al corso di preparazione alla carriera diplomatica della LUIS, della, della School of Government, che mi ha permesso, in soli 11 mesi, devo dire, quindi il passaggio dall'università al mondo del lavoro per me è stato mh, avvenuto in un arco di tempo breve. Di vincere il concorso per il Ministero degli Esteri per la carriera diplomatica e di cominciare a lavorare. Tra le cose che sicuramente più mi hanno aiutato appunto a, fare, a realizzare questo, questo mio sogno, che devo dire al primo anno di università mi sembrava lontano, impossibile, ma che in realtà si è rivelato fattibile alla portata, c'è cioè sicuramente la flessibilità di cui parlava il professore. Una flessibilità che esiste sicuramente nelle laure, in, nei corsi di laurea in italiano ma anche in inglese. Natascia mi diceva che ha frequentato il corso in inglese. Ho capito che adesso è un pochino diverso rispetto a quello che ho fatto io, ma sicuramente la flessibilità, posso dirlo con certezza, rimane uno dei punti di forza. Studiare materie molto diverse fra loro, con approcci e metodi molto diversi fra loro, è sicuramente un punto di forza di dell'offerta dell formativa della Luis e mi ha aiutato moltissimo ad affrontare il corso di preparazione alla carriera diplomatica e mi aiuta tutti i giorni al lavoro. Quando devo passare dalla gestione di una cosa a quella di un'altra completamente diversa nell'arco di 5 minuti, in questo modo riesco appunto ad approcciarmi a, ad ambiti anche molto differenziati. Un'altra cosa che sicuramente mi è rimasta del, dopo il percorso universitario e il corso di preparazione è stato l'apprezzare il valore della competizione. E quando parlo di competizione non parlo di una competizione che non sia sana, ma della capacità di confrontarsi con i colleghi anche colleghi che provengono da altre università e da altri paesi e quindi di apprezzare approcci, modi di pensare, modi di fare che possano essere molto diversi fra loro. Il fatto di poter imparare da chi è più bravo di noi, perché comunque ci sono persone che sono sempre più brave di noi e ehm, possiamo sempre imparare da queste persone. Devo dire non credo che sia un valore da dare per scontato. Mm, è una qualità importante dei corsi di laurea della Luis e anche del corso di preparazione che ho frequentato qui. Mm, la capacità di apprezzare chi è mm, in grado di offrirci qualcosa di più è una delle cose che mi porto dietro nella vita di tutti i giorni, nella vita professionale, quindi nella mia esperienza al Ministero degli Esteri. Sicuramente un altro punto di forza dei corsi LUIS è la capacità di approfondire la conoscenza delle lingue straniere. Fin dal primo anno e fino alla fine del corso di preparazione per la carriera diplomatica ho potuto studiare ben tre lingue diverse, quindi inglese, francese e spagnolo a partire dalla, dalla magistrale. Per me è stato fondamentale. È fondamentale per passare il concorso che io ho affrontato, ma sono sicura è fondamentale in tutte le altre esperienze professionali che possano riguardare un laureato, mh, al, mondo, un, un laureato al giorno d'oggi. Sicuramente, come diceva il professore, il mondo sta cambiando rapidamente. Mi rendo conto che nei pochi anni che sono passati dal fine della mia esperienza qui, sicuramente tante cose sono cambiate qui a partire da questo bellissimo posto in cui stiamo <ride> parlando oggi, che ai miei tempi non c'era. Anche per questo vi ringrazio di avermi invitato, di avermi dato l'opportunità e, e quindi lascio la parola al mio vicino. Nel frattempo, scusate l'interruzione, è arrivata la prima domanda okay. da Mary Lou. Eh, chiede come si svolgono le lezioni della magistrale in inglese. Allora do, rispondo una battuta e poi do eh... allora la, le, le lezioni della magistrale in inglese come impianto di fondo rimangono lezioni, rimangono corsi strutturati come i corsi tradizionali in italiano come impianto di fondo, cioè con la struttura a lecture. Il professore parla alla classe. E eh, Questo diciamo è l'impianto sostanziale. Praticamente tutti quanti i colleghi, a partire dal sottoscritto, ma quasi tutti quanti quelli che insegnano il corso, ma poi questo poi me lo puoi dire meglio anche tu se è così. Ma a me risulta che molti dei docenti integrano le, eh, i corsi a lecture con una parte invece nella quale gli studenti sono coinvolti molto più attivamente. Posso parlare della mia esperienza, io insegno ovviamente nella magistrale in inglese e eh, grosso modo ho otto settimane di lecture e tre o quattro settimane di classes nel corso dei quali gli studenti sono, agli studenti viene chiesto di leggere una serie di reading lists, di presentarle in classe e poi di scriverci degli essays. E questo in particolare nel mio caso deriva dalla convinzione che il metodo italiano tradizionale dell'insegnamento top down, il professore parla e gli studenti ascoltano, sistematico, strutturato, manualistico, abbia dei vantaggi e degli svantaggi. E che il metodo inglese invece di insegnamento bottom up, cioè nel quale gli studenti non hanno il manuale sistematico ma leggono varie cose e poi le rimontano, abbia dei vantaggi e degli svantaggi. Io ho avuto la fortuna di essere uno dei primi figli dell'Erasmus, era il secondo anno dell'Erasmus quando l'ho fatto io, sono stato a studiare alla London School of Economics e sono stato esposto al sistema italiano e al sistema inglese, ho potuto apprezzare i vantaggi e gli svantaggi dell'uno e dell'altro e credo che debbano essere combinati per avere i vantaggi di entrambi e minimizzare gli svantaggi degli en di entrambi. I vantaggi sono chiari, quello italiano è sistematico e complessivo, quello inglese ti mette subito a contatto con delle cose più, più immediate e più concrete, gli svantaggi ovviamente sono rovesciati, quello italiano è astratto, quello inglese perdi di, di vista il quadro complessivo. Mi risulta che molti altri miei colleghi nella magistrale questo, combinino questo doppio approccio cercando di dare il quadro complessivo loro e poi fare studiare. Di più, di più i ragazzi soprattutto nella magistrale in inglese ma poi questo non lo devi dire sì, tu sì questa anche. è una cosa che, che posso confermare quando, um, quando frequentavo le lezioni della magistrale in inglese anche io ho seguito uh, il corso di laurea magistrale in international relations con indirizzo global studies um, una parte importante dei vari, delle varie materie era proprio Uh, quella delle presentazioni e comunque dei lavori di gruppo perché la LUIS uh, ha un metodo di studio uh, incentrato comunque sui lavori di gruppo e, um, e l'aver utilizzato questo metodo di studio, l'aver uh, tratto i vari benefici, mi è stato poi d'aiuto nella, uh, nella mia esperienza di studio all'estero, anzi nelle mie esperienze uh, perché io, così come Fabiana, sono. Sono stata studentessa Louis sia alla laurea triennale che alla magistrale e ho avuto l'opportunità di andare per la prima volta in Erasmus in Olanda, a Maastricht, e per la seconda volta ad Uppsala, in Svezia. E in entrambi i casi è stato di particolare aiuto appunto il uh, saper lavorare in gruppo, il sapersi relazionare con gli altri studenti, con i propri colleghi e um, di essere capace in qualche modo di, uh, sì, di, di vincolarsi uh, un po', ecco. Quindi sì, questo grazie alla LUIS. No, l'impatto è eh, l'impatto col metodo. Non italiano è, è traumatico, insomma, sì, ti trovi in una classe, devi parlare, devi, cioè, sì, sì, è sì. molto diverso. Questo si vede molto anche da parte del, del professore, insomma, quando di fronte agli studenti italiani è molto difficile che parlino. C'è una, una sorta di... E anche con i francesi è così, c'è proprio un fatto culturale. Quando insegni ai danesi, agli olandesi, agli inglesi, a un certo punto devi chiedere loro di starsi zitti perché sennò non riesci più a insegnare. E anche lì ci sono vantaggi e svantaggi, perché poi insomma, è chiaro che quelli, poi, quelli che parlano e partecipano ti fanno più piacere, ma qualche volta nella foga di partecipare partecipano anche un po', in maniera un po' improponibile o poco, o poco meditata. Quindi, però è vero, proprio si vede chiaramente, insomma, un italiano buttato in quel sistema lì invece deve, deve parlare. Sì, esattamente. <ride> Ci è arrivata un'altra domanda da Michele. Però, un attimo solo, io prima darei la parola a Marco, no. così ci dice un po' lui che percorso ha fatto e poi sentiamo le altre, le altre domande. Sì, anch'io sono un laureato Luis. Eh, svelerò poi l'arcano che Giovanni cercava di celare. <ride> e, io sono laureato da 25 anni eh, e anche quelli sembravano tempi in cui il mondo si stava capovolgendo perché erano i tempi di mani pulite, erano i tempi del trattato di Maastricht. Per, un neolaureato sembrava che effettivamente stessero cambiando cose, ma eh, che emergessero cose mai viste prima. E, dopo la laurea ho eh, intrapreso essenzialmente un percorso accademico di ricerca e di assistenza all'insegnamento in LUIS, quindi sono rimasto alla LUIS, seppure dalla parte eh, della docenza. Eh, in una seconda fase del, del mio percorso post-universitario, dopo il dottorato e altre cose, ehm, ho scelto di eh, concorrere alla carriera di dirigente pubblico. Sono entrato nella pubblica amministrazione come dirigente del Ministero dell'Economia, dove ho lavorato per eh, sei anni. Eh, mi occupavo di economia, finanza e, e collaborazioni con paesi esteri, in particolare quello del tempo dell'allargamento, eh, dell quello più importante, 2004-2007. Nell'arco di pochi anni entrarono nell'Unione Europea eh, 12 paesi, che quasi raddoppiò il, la, la dimensione numerica degli stati. E, mh, e fu un'esperienza che mi spostò da una mh, propensione alla al lavoro con le istituzioni nazionali, con il governo, le istituzioni del mio Paese verso la dimensione internazionale che però in realtà avevo già costruito negli anni del, della laurea, perché anch'io feci l'Erasmus, uno dei primi anch'io in Inghilterra e proprio lì mi si aprì un mondo, oltre che una diciamo, consolidare una conoscenza linguistica che solo nel luogo puoi veramente rendere un po' più eh, fruibile. La cosa che credo, oltre all'apertura mentale, la, il contatto con altre dimensioni, che credo mi sia servita lungo tutto il percorso professionale è proprio quello che diceva Giovanni, cioè conoscere altri metodi, e approcciare i problemi in altro modo. Mi ricordo che l'essay eh, del, 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 della parte del corso di diritto comunitario era proprio su come la Gran Bretagna potesse eventualmente cancellare la sua adesione all'Unione Europea. Eh, eh, erano eh, i periodi in cui la Thatcher veniva eh, sostituita da Major. Eh, eh, certo. Oggi, proprio oggi, io, eh, prima di venire qua, mi sono occupato per lavoro del, del, del um, white paper che è stato pubblicato dal governo inglese per eh, la cosiddetta Brexit. Diciamo che vedo un, un ritorno eh, costante degli argomenti, ma soprattutto del metodo con cui affrontarli. Eh, metodo che mi è servito quando ho fatto il secondo passaggio nove anni fa, eh, eh, quando ho deciso di, di cambiare settore da pubblico a privato, di cambiare Area dell'economia, dall'economia più finanziaria a quella reale all'energia, e ovviamente di cambiare capo, di cambiare tutto essenzialmente. Eh, arrivando in Eni dove eh, essenzialmente ho lavorato sempre alla parte eh, dei, del, degli affari istituzionali, soprattutto della regolazione eh, non solo italiana ma anche europea, ma anche di altri paesi. Eh, e qui ancora mi è servito molto il bagaglio di conoscenze anche specialistiche che, che offre il corso di laurea, eh, che, ha questa, eh, che può sembrare ad alcuni una debolezza di non essere così identificabile eh, come eh, il corso di studio in economia o in giurisprudenza o altri, ma che invece mi ha permesso di combinare eh, alcune conoscenze economiche che non mi stancherò mai di dire sono. Eh, quelle su cui insistere se si vuole eh, lavorare anche nel privato, e quelle giuridiche, quelle sociologiche e istituzionali. Ehm, in Eni eh, può sembrare strano, ma si fa molto eh, che ha a che fare con le competenze offerte, o comunque con eh, gli approfondimenti offerti da questo corso di laurea, eh, perché noi mh, usiamo il diritto internazionale, il diritto europeo. Eh, dobbiamo conoscere i sistemi politici, dobbiamo conoscere gli equilibri economici internazionali eh, e tutte queste competenze, oltre che ovviamente gli skill di cui parlavi tu che sono assolutamente fondamentali, eh, ci servono per capire eh, la tendenza di un certo Paese, se la Brexit sarà più o meno eh, diciamo conflittuale o porterà comunque un equilibrio eh, di crescita da, da entrambe le parti, se Trump insisterà o meno con la politica estera annunciata, se saranno rimosse o meno le sanzioni nei confronti della Russia o se saranno accentuate quelle nei confronti dell'Iran e cosa comportano queste sanzioni, quindi anche un esame molto in profondo rispetto eh, a istituti di diritto internazionale o altro che eh, appunto sono indispensabili anche se in un contesto che non è di per sé tipico come, come destinazione. Eh, ecco, posso dire che non saranno grandi numeri quelli del, del, del profilo eh, eh, del laureato in scienze politiche. Che poi va a lavorare nelle imprese, ma ci sono sempre. Cioè, parliamo di una figura per, la, per il suo eclettismo, per la sua completezza e flessibilità che è richiesta, certamente non nei numeri assoluti eh, rispetto a quelli del, del, del laureato specializzato in ingegneria o in finanza, a seconda del settore, però che tutti. Le imprese da una certa dimensione in su debbono avere come competenza e a questo si deve aggiungere la capacità di ripensarsi. Io quando mi sono laureato pensavo forse non so, di fare il professore universitario o, eh, o di fare il consigliere parlamentare. Eh, bisogna avere sempre, dico io, sempre un sogno o anche più di uno, ma anche essere pronti a cambiarli i propri sogni professionali. Io l'ho fatto più volte, sempre uscendone molto soddisfatto, molto arricchito. Quindi curiosità, flessibilità, disponibilità al cambiamento sono la parte che non potete insegnare voi, ma che per noi è assolutamente irrinunciabile. Fondamentale. Benissimo. Grazie, Marco. Allora, domanda, Beh, da Domenico Francesco, eh, ne chiedi due in realtà. Chiedi due cose. La prima è: per intraprendere il percorso verso la carriera diplomatica, risulta più conveniente scegliere il corso di laurea in inglese? o non vi è differenza da questo punto di vista rispetto a quello in italiano mm -hmm. e la seconda è le materie d'esame del double degree sono in linea con quelle relative al programma LUIS svolto in Italia la prima può rispondere lei la seconda rispondo io allora per quanto riguarda il miglior percorso propedeutico alla carriera diplomatica io resto convinta che il mix della triennale in italiano e della magistrale in inglese sia il migliore come, come ho avuto modo di dire prima Ovviamente io avendo fatto la magistrale in inglese non posso dire com'è la magistrale in italiano è sicuramente altrettanto valida, ma ripeto che per me è stato fondamentale mixare i due approcci e le due esperienze. Un esempio banale: quando ho dovuto affrontare le, le prove scritte per superare appunto il, il concorso diplomatico, per superare le varie prove. Eh, il metodo di scrittura appreso durante la magistrale Mixato alle conoscenze apprese durante la triennale, eh, secondo me è risultato fondamentale appunto per passare, per passare poi le varie prove scritte. Mi spiego. Mm. Durante appunto l'esame per, per diventare mh, diplomatici eh, si fanno cinque temi scritti, cinque prove scritte su, mh, su varie materie, storia delle relazioni internazionali, diritto internazionale, eh, inglese più una seconda lingua scelta e ehm, infine economia politica internazionale. Eh, per quanto riguarda la scrittura dei temi, si tende a pensare che il tema debba essere scritto in maniera molto classica, quindi prettamente nozionistico. Io sono convinta che non sia così, forse perché ho avuto un'esperienza po positiva. Ma eh, ad esempio nel redigere i miei temi, eh, ogni mm, mio tema eh, è iniziato con un abstract. Quindi, alla prima pagina ho spiegato in che modo avrei voluto sviluppare il mio tema. Secondo me, questo è stato una delle, delle cose prese durante la magistrale, che è il risultato fondamentale, almeno nella mia esperienza, per arrivare a realizzare il mio sogno. Per cui, penso che un mix di due percorsi sia ottimale. Poi sono sicura che eh, anche la magistrale in italiano sia altrettanto valida, però per me è stato fondamentale mh, appunto fortificare il mio inglese, fortificare la conoscenza di altre due lingue straniere e poi diciamo prendere un po' qua e un po' là per superare gli ostacoli del concorso. Allora se posso aggiungere una battuta su questo, la, anzi due battute, no. la prima è che <coughs> naturalmente va bene anche la magistrale in italiano, lì il problema essenziale è, è un concorso che si fa se l'inglese lo si conosce bene e si conosce bene un'altra lingua allora se poi uno l'inglese lo conosce molto bene e vuole fare una magistrale in italiano va bene anche perché poi i temi vanno scritti in italiano quindi può anche avere può anche avere un senso però insomma è evidente che lì eh, stiamo parlando di eh, di sport molto difficili, quindi bisogna presentarsi bene attrezzati, è chiaro che la competenza in inglese è fondamentale. Il tema dell'abstract nel tema è anche questo fondamentale, io sono autorizzato di essere commissario di un concorso pubblico, non, io non sono uno storico delle relazioni internazionali, quindi non, non credo che sarò mai eh, nel concorso quello di, eh, diciamo di, mh, del Ministero degli Affari Esteri, però... La tecnica del tema da concorso un pochino vale per tutti i concorsi e bisogna sempre considerare che il correttore del tema è un povero uomo, una povera donna, eh, umano eh, che ha poco tempo e deve capire rapidamente se il candidato o la candidata hanno un po' di conoscenza di quello di cui stanno scrivendo. E se la conoscenza non è perfetta questo può essere perdonato, ma soprattutto sanno ragionare, se non sanno ragionare questo non può essere perdonato. E capire subito il tema, come si sviluppa, è fondamentale. Cioè, io ho bisogno quando correggo un tema di avere nelle prime 20 righe di capire esattamente il tema dove sta andando, se no mi sono già scocciato. E quindi questo è assolutamente, credo che sia stato... Sia, stato un, sia stata una scelta <ride> vincente quello di avere le idee chiare su quel che si vuole dire e di dirlo da subito io dirò questo seguendo questi quattro passaggi e puntando a questa conclusione questa è una tecnica vincente ehm, l'altra domanda sui double degree ehm, come dicevo, come accennavo prima negoziare un double degree è molto complesso perché in un double degree c'è bisogno di un riconoscimento reciproco cioè si fa un anno a Roma, un anno in un'altra università, ma gli esami fatti nell'altra università devono essere riconosciuti da Roma e gli esami fatti da Ro a Roma devono essere riconosciuti dall'altra università, e sia la LUIS sia l'altra università appartengono a dei sistemi educativi nazionali che pongono molti vincoli. Il sistema educativo italiano pone dei vincoli molto stretti, ma avendo negoziato i double degree vi posso assicurare che gli altri sistemi nazionali non pongono vincoli meno stretti. Quindi è un gioco a incastro complessissimo che richiede un grande desiderio di arrivare a una conclusione e una grande flessibilità da parte delle istituzioni. Questa flessibilità fa sì che delle volte siano riconosciuti come esami reciprocamente dei corsi che si sovrappongono molto in parte. Per cui può capitare che il mio corso è un corso di storia comparata dei sistemi politici, io lo faccio il primo anno, magari il primo anno lo studente o la studentessa stanno all'estero e seguono un corso di storia degli Stati Uniti d'America. E uno dice "Ma che c'entra la storia degli Stati Uniti col corso di storia comparata. Se noi vogliamo che dall'altra parte ci facciano il corso precisamente uguale, non faremmo nessun double degree mai. Si prende un corso che è affine, è simile, che ha lo stesso metodo, che insegna a ragionare nella stessa maniera, anche se gioco forse i contenuti non sono esattamente gli stessi. E si fanno dei, dei lavori di accomodamento. Qual è l'idea? L'idea è che il double degree sia importante di per sé, che sia un enorme arricchimento di per sé, che sia un, una parte importante del curriculum di per sé e che quindi dobbiamo fare dei compromessi accademici perché è importante che gli studenti vadano all'estero e abbiano il double degree. Quindi, nei double degree c'è sempre, ovviamente è chiaro che non è che come il corso di storia comparata riconosciamo un corso di, eh, non so, di diritto, cioè è chiaro che c'è una sovrapposizione, la sovrapposizione non può essere mai perfetta e questa è una cosa che dobbiamo accettare noi, che devono accettare le amministrazioni universitarie, che devono accettare gli studenti, per un po' di tolleranza si guadagna secondo me. Un, un vantaggio e un, un arricchimento professionale, umano e linguistico impagabile. Abbiamo una nuova domanda da Matilde, la quale chiede, oltre alla possibilità di partecipare al concorso per la carriera diplomatica, quali possono essere gli altri sbocchi lavorativi, per esempio all'interno di un'azienda, per un laureato in relazioni internazionali? All'interno di un'azienda ci vuoi dire qualcosa tu, Marco? Sì. Eh... <coughs> Ora mi riallaccio a quello che dicevi appena adesso, io vi consiglio per quella che è stata la mia esperienza e quanto vedo oggi nel settore privato di investire anche su questa possibilità, è proprio così, anche al mio tempo feci un corso di storia del diritto inglese che non aveva nulla a che fare col corso di laurea e col piano di studi di allora, ma mi servì per il metodo, mi servì per altre ragioni. Il Double Degree ha il vantaggio, fra l'altro, di eh, proporsi in una fase di studi un po' più articolata, non è l'Erasmus, insomma, è una cosa ben diversa. Molto strutturata. Cioè. L'ulteriore vantaggio di un riconoscimento reciproco fa sistemi che possono essere anche molto diversi. Ho visto, ho visto eh, che avete fra le sedi possibili Mosca, Pechino. Eh, questo, per un'azienda, è di per sé una ricchezza. Naturalmente, che deve, deve accompagnarsi con tanti altri, diciamo. Eh, argomenti convincenti. Tu, tu usavi la metafora del, dei tasti eh, di un piano o comunque di uno strumento musicale. Io direi che non basta un tasto, non ne bastano due. Quanto meno solo come requisito minimo ci vuole un accordo che sia ben riuscito. E, inevitabilmente, perché mentre ai miei tempi fare l'Erasmus era un elemento in più, ora lo posso dare per scontato, mentre ai miei tempi la conoscenza della lingua era un elemento in più, adesso per noi è un prerequisito, non si fa la selezione su quello, non si entra nella selezione se non hai almeno l'inglese. Arrivando a, alla questione dei possibili sbocchi. E, Inizierò da qualche esempio di cose di cui ci stiamo occupando in questi mesi noi, eh, per quanto riguarda temi che hanno a che fare con il diritto internazionale, ci occupiamo sistematicamente di conflitti eh, territoriali, eh, contese, dispute sull'appartenenza di determinate risorse, ad esempio a, a Libano, a Israele, a Cipro, la Turchia. Contese internazionali fra la Somalia e Kenya, che ci interessano perché magari noi abbiamo una concessione che sta eh, sul confine e non ci interessa solo quello che potrebbe essere l'esito formale o la teorica eh, ragione di uno dell o dell'altro contendente, a noi interessa, e qui subentra la complessità. Mi interessa anche capire i tempi entro i quali la contesa si può risolvere, se mai si può risolvere, quali sono gli altri attori che possono entrare in gioco, che, che ne possono facilitare un esito, se c'è una strada ulteriore oltre quelle diciamo, canoniche, eh, che, che siano l'arbitrato internazionale, ci può essere un accordo politico che, supera, che, eh, che, che permette di superare. Cambiando completamente diciamo, argomento, noi eh, ci occupiamo di, di capire nel dettaglio, dopo l'accordo eh, sul nucleare con l'Iran dell'anno scorso, quali sono le cose che si possono e non si possono fare in un paese così complicato. Eh, lo facciamo noi, ma lo fa tutto il mondo industriale italiano o finanziario che abbia una propensione internazionale. Eh, e lo facciamo con un livello di dettaglio che non può prescindere da conoscenze tecnico specialistiche che solo certi corsi possono offrire, sempre con quella complicazione che non ti basta conoscere l'aspetto giuridico, non ti basta chiedere un parere legale, ma devi anche conoscere gli attori in gioco, devi sapere qual è la probabile eh, evoluzione del, che so, del sistema politico interno iraniano, che fine fa l'attuale diciamo, governo di Rouhani, ad esempio, eh, nelle elezioni attese in primavera. Quindi si combinano di nuovo conoscenze politologiche, giuridiche e poi, insisto ancora, forse su questo noi italiani non abbiamo un'abitudine, una, una traccia culturale che ci aiuta, un'attenzione agli aspetti economici. La differenza forse più importante che io ho percepito eh, passando da, da un settore all'altro, dal pubblico al privato, è che nel privato c'è una spasmodica attenzione alle conseguenze, all'impatto sul tuo interesse. Per cui non basta dire come stanno le cose, ma dovresti anche essere in grado, eh, io credo che questo corso offra gli strumenti utili a farlo, cosa potrebbe succedere ai tuoi asset, ai tuoi investimenti, eccetera. Eh, ecco, su questo lo faccio sia come diciamo, auspicio eh, generalizzato, ma soprattutto come, come suggerimento a chi gestisce il corso, l'attenzione agli aspetti economici. Eh, è quello che secondo me, mediamente, un laureato italiano eh, un pochino eh, dovrebbe eh, accrescere, su cui dovrebbe investire, ehm, posto che eh, sono convinto, parlando di una sede universitaria d'eccellenza, che comunque l'utilità marginale di questa formazione rispetto ad altre sia comunque eh, garantita. Grazie, ci è arrivata un'altra domanda, l'ultima da parte di Daniele. Eh, ancora relativa al double degree, chiede l'accesso al double degree è possibile anche a chi, a chi frequenta la magistrale in italiano o è solo per gli studenti del percorso in inglese? Dunque eh, l'accesso al double degree si è stato aperto anche alle magistrali in italiano, quindi il, il problema della magistrale in inglese è naturalmente è che è indispensabile perché il double degree funziona sempre su base di reciprocità. Quindi tanti dei nostri vanno quanti vengono dall'altra sede universitaria e gli altri devono venire a seguire i corsi in inglese da noi, però è aperta anche a corsi in italiano. Naturalmente anche lì il problema è che chi fa il double degree, chi vuole fare il double degree deve avere una conoscenza dell'inglese tale che poi la scelta di fare la laurea in italiano deve essere legata a scelta, a una propria scelta personale non all'incapacità di fare la laurea in inglese perché chi non è in grado di fare la laurea in inglese poi difficilmente riuscirà a accedere a un double degree perché ovviamente noi possiamo mandare studenti in double degree soltanto tutti quanti questi double degree diciamo è scontato sono tutti in inglese anche se sono tutti in paesi non madrelingua però a Pechino, a Mosca si va a studiare in inglese e la, una conoscenza reale dell'inglese ovviamente è una condizione soglia per accedere ai double degree quindi è aperta anche a quelli che laureano in italiano, purché il loro livello di inglese sia di un certo livello. Va bene, grazie, questa era l'ultima domanda. Uh, vorrei ricordare a tutti: il prossimo appuntamento con il ciclo di webinar Ask Luis sarà il prossimo lunedì, il 6 febbraio, e sarà dedicato alla laurea magistrale in gestione d'impresa. Infine, vorrei ricordarvi che la prova per. Um, Accedere alle magistrali sarà il 24 marzo 2017 e ridò a questo punto la parola al professore Orsina per le battute finali. Grazie. La battuta finale è naturalmente un ringraziamento reale e non formale ai nostri ospiti che hanno avuto la pazienza, la bontà di distogliersi stoglier, di dai propri impegni professionali seri, come avete visto e consistenti e venire, venire qui da noi ad aiutarci insomma a spiegare questo corso di laurea e eh, ringraziare naturalmente anche Natascia e eh, ringraziare eh, tutti quanti quelli che hanno avuto la pazienza di, eh, di starci ad ascoltare, nell'auspicio e nella speranza di, di essere stati utili e di, aver, di essere riusciti insomma, a, a trasmettere quello che riteniamo sia questo corso di laurea e quali siano le sue virtù, la sua utilità e il suo rapporto appunto con, con il mondo del lavoro. Grazie.